partita da un cuore enorme, immane. Grande, e noi caro, siamo grandi perché abbiamo vinto una partita che altre squadre avrebbero perso. Ora davvero si sogna in grasso. Ma se il Milan fa un passo falso, noi abbiamo dimostrato che ci stiamo veramente. Tutta la mia vita questa partita non me la dimenticherò più. Forza Napoli! Aspettiamo Bologna, Bologna aspettiamo. Forza Napoli! La partita più bella della nostra vita, lo squadra possiamo vincere. Io sono della Lazio, mi dispiace, bella partita, però forse meritavamo qualcosa di più. Non so, c'è qualche dubbio sull'ultimo gol. Cosa ha prevalso? Forse l'ardore agonistico del Napoli, però la Lazio ha fatto la sua partita, mi è piaciuta, sono contento di essere venuto qui a vederla e comunque sono due squadre che... La Lazio è la mia squadra, simpatizzo anche... Da tifoso laziale, dove può arrivare questo Napoli? Il Napoli se la giocherà fino alla fine, con un pizzico di fortuna come ha avuto oggi potrà pure, incrociamo le dita, potrà anche sperare a qualcosa di grande, in bocca al lupo. Partita storica per il Napoli, darà il via a un futuro ai livelli dell'85. Vincere una partita così significa tanto. Significa tanto e significa che noi ci rimaniamo sugli spalti ogni volta dopo una partita del genere. Il pubblico è la forza in più di questa squadra. È enorme. La spinta del pubblico nostra, la passione e la squadra lo merita. Dal a sette giornate alla fine quella parola lì si può pronunciare. Non la si dice, non la si dice, ma la spero, la spero, la spero, no, no. Incredibile, negli annali, negli annali. Ma la partita, vi rendete con 2-0, 2-1, 2-3, 3-3, 4-3. Stiamo in Champions League. 61, c'era, non c'è nessuno, nessuno. La Champions non ce la voglia più nessuno. Siamo in Champions League. Abbiamo vinto lo scontro diretto contro la Lazio e siamo in Champions League. Però i tifosi, specialmente dopo una partita così, sognano quella cosa lì. È normale, l'entusiasmo ci sta. Però io sono del parere che comunque il Napoli è il secondo e terzo, perché ormai abbiamo vinto la Lazio, la nostra pretendente, e il Napoli non lo so, non scudetto. Questo, una parola per Cavani. No, Cavani è numero uno, non c'è nessuno più forte di Cavani, è fortissimo. Grazie Napoli! Voi non ci credete, ma il sottoscritto il primo tempo stava a casa, perché io non so se ho qualche problema allo stomaco. Mi viene da piangere. Sono dovuto scendere per forza perché perdevamo 1-0, ho detto devo andare allo stadio. Se vi dico una bugia, non devo vedere mia figlia. C'è il parcheggiatore là. Ho detto vinciamo! Ho detto che questa partita la vinciamo. Lui ha detto vicino a me, stiamo perdendo 1-0, ho detto abbi fede. E abbiamo vinto! Grazie a Dio! Fino a Santa Milanista, Napoli immortale! Stiamo arrivando! Dove? Milan, al primo posto. Lo scudetto è possibile, a sette giornate, tre punti. Sì, è possibilissimo. Il Milan deve tremare. Lo squadrone sta arrivando! Forza Napoli! Ci dobbiamo credere fino alla fine, forza Napoli! Al Milan, il Napoli sta arrivando! Siamo forti! Se aspettavamo segnali importanti da questa partita, ne sono arrivati tantissimi. Napoli ha dimostrato che ha un carattere di ferro. Dovevamo vincere perché siamo veramente più forti. Il Napoli non ha demorto. Lo scudetto ormai non è più un sogno, non è più un sogno. No, noi puntiamo alla primata, è vero, alla primata. Non vi preoccupate, noi possiamo anche vincere adesso, ma c'è inutile. Dobbiamo andare avanti così. Adesso siamo in Coppa dei Campioni. Allora per Bologna 4 tortelline alla Matador. Forza Napoli!